Ciao patatine! Benvenuti, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Allora, questo video vi parlo dei miei, vi parlo della passione che io ho avuto più o meno da quattro terza quarta elementare del carrozziaio. Però la passione del carrozziaio è anche la passione che io non usavo un tiaio oppure un'ancetta, ma amavo usare i quaternoni, questi qua creanti. Cambiava soltanto, diciamo, non mi ricordo se terza o quarta elementare, ma se ho iniziato la terza elementare con la fissa del carrozziaio, cambiavano soltanto le righe, perché quella è una per la terza e questa è per la quarta, ma mi sembra più in quarta. O testa, se era la testa, ma era quasi fine anno o metà anno, fine anno sono iniziato la testa elementare, ma mi sembra più la quarta elementare, non mi ricordo bene. Comunque, perché preferisco il quaderno al tiaro e all'ancetta? Perché ora vi faccio vedere. Vi faccio vedere una cosa. Vi faccio vedere una cosa in modo tale che riuscite a capire bene ciò che io vi voglio dire. Allora, questa è un'ancetta non settimanalmente, ma è un'ancetta giornaliera, cioè ogni pagina, come potete vedere, ha il giorno, ogni pagina. Però la pagina comunque è piccolina perché è fino a qua. Logicamente voi dite, ma ci sono altre righe, ma queste sono le righe di notes. Per me è piccola la pagina del tiaro oppure dell'ancetta. E poi vi volevo far vedere un'altra cosa. Il sabato e la domenica com'è? Allora, sopra è il sabato e sotto è la domenica. Allora, il sabato ha ancora più poche righe, a differenza di un giorno in settimanale, cioè di lunedì, di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Il sabato ha ancora più poche righe, a differenza di questo giorno che è venerdì. La domenica ha ancora meno righe del sabato. Eccola qua. E avendo poche righe, non amo usare questo. È stata proprio una cosa dall'inizio che mi è venuta questa voglia di tenere il carrozziaio. Per questo ho preferito sempre i quaternoni, perché sì, è vero, i quaternoni non hanno giorni scritti, non hanno niente, ma non ci sarà problema.
metto il paese, il giorno, il mese e l'anno, e a fianco, dopo l'anno, ci metto se è lunedì, se è martedì, se è mercoledì, se è giovedì, se è venerdì, se è sabato, se è domenica. Ci scrivo tutto, cioè faccio anche il mio paese, 12 agosto 2017, sabato. Faccio così e posso scrivere quello che voglio, perché ho pagine e pagine intere. Non è che ci sia un limite, no. Vi faccio vedere una cosa, so che non riuscite, non riuscite a leggere, ma comunque vi voglio comunque vedere. Ecco qua. Vedete? Metto la data colorata in modo che si riesce a capire, si riesce a si riesce a capire tale alla data. Perciò per questo lo metto sempre data colorata. E ora vi faccio vedere. Ecco bene. Qua. Io così scrivo anche 19 aprile 2017, mercoledì. Vi faccio vedere come scrivo io la data. E la faccio, la scrivo così ogni volta che io mi sento un po' giù, ho qualche problema. Ho un problema che non posso sfocarmi con amiche, con i familiari. Allora me lo sfoco scrivendo cose mie personali. Non voglio parlarne con persone o della famiglia o con amiche o con altre persone, ma mi voglio sfocarmi, però mi sfoco scrivendo. Perché io tali elementari mi hanno sempre criticata, sempre messa da parte, perché io, se ve ne siete accorte, non ve lo volevo dire, ma ora ve lo dico, se ve ne siete accorte, credo di sì, perché ci sono tantissimi di loro che vanno a commentare sotto ai video e vogliono fare i professori di puntini, puntini, puntini. Allora, a me mi hanno sempre tenuta da parte, messa in un angolo, non mi hanno mai, tenuta pensante per qualsiasi cosa che facevamo in classe. Sempre messa in un angolo, sempre messa da parte e tutto. Io ho il problema del linguaggio, molte parole non riesco a dirle come si deve, e questo alle elementari più che altro, non tanto alle medie, ma più alle elementari, per me è stato un problema. Cioè, è stato un problema perché i miei amici, compagni di classe, e sto perché non sono mai stati amici miei, compagni di classe mi prendevano in giro
per questo problema del linguaggio, che non riesco a dire molte parole non riesco a scandire e a dirle bene. Per questo mi hanno sempre tenuta in un angolo. Questo problema qui mi cominciava pesare in testa quarta elementare, perché comunque crescevi, mano a mano riuscivi a capire, perché vedevi le differenze tra te e un'altra bambina che stava in classe tua. Cominciavi a non capire bene, perché comunque sei sempre una bambina, però cominciava a vedere le differenze. Vedevi quando tu dicevi una parola che la maestra ti chiamava o ti faceva leggere qualcosa, loro si mettevano a ridere, oppure mi mettevano in giro ripetendo la parola che io non sapevo dire come l'avevo detta io. Tra virgolette, diciamo che è stato un po' di bullismo, se così lo vogliamo chiamare. Mi prendevano in giro per l'aspetto fisico e questa cosa in terza quarta elementare mi è iniziata a pesare. Non potevo logicamente sfogarmi con un'amica, perché non ce ne avevo, sfogarmi con la mia famiglia era inutile, perché mi coccolavano, però non mi coccolavano e basta, non è che mi aiutassero a superare più di un tot. Che poi comunque se parlavo dopo loro, subito dopo un po' se ne andavano tutti, certo che avevano da fare in casa. Diciamo che non ho avuto una famiglia sempre pronta a disposizione, poi una mamma a disposizione mia. Ti sento, aspetta, quale problema hai? Niente. A volte comunque io piangevo nella mia cameretta, e una volta i due e tre mi stancavo e iniziai a scrivere. Scrivevo quello che io mi sentivo dentro. Iniziavo a scrivere tutto quello che io mi sentivo all'interno di me. Così è nata la passione del caro Tiaro. Però è iniziata la passione del caro Tiaro, ma è iniziata anche la passione di non avere un Tiaro o una ancenta per scrivere le mie sensazioni, per sfogarmi, perché io quando stavo male bastava che scrivevo, mi sfogavo e mi sentivo meglio, mi liberavo. È iniziata la passione del caro Tiaro, ma diciamo in versione cincante, in versione creante. In versione di un quaderno, e io sul quaderno, ogni volta che io mi sentivo male, che mi sentivo oppressa, mortificata, mi aprivo il mio quaderno, mi mettevo nella mia cameretta e scrivevo. Le mie sensazioni. Man mano che io scrivevo, mi sentivo
mi sentivo meglio, mi sentivo più libera e ho sempre continuato a fare questo. Ho sempre continuato a scrivere perché poi mi sentivo, mano a mano che io scrivevo e qualsiasi cosa, mi sentivo bene. Questo è stato il clum. Questa è stata la storia perché ho iniziato con il caro, con il caro TR, ma in versione cicante, in versione creante, in versione quaternone. Questo periodo, anzi quest'anno più che altro, ho iniziato, se vedete, a utilizzare queste penne colorate e sono della Stabilo, ma ve le faccio anche vedere. Ne ho solo due, mi avvicino un attimo, eccole qua, ne ho solo due e sono della Stabilo. Questa qua è Stabilo Neon. E ora vi faccio vedere anche le punte. Allora, questa è un fucsia. E ha la punta sottilissima, molto molto sottile. E questo è un colore fucsia. Questo qua, che è un colore neon, è un arancione neon, anche lei. Anche questa ha la punta sottilissima. Queste due qui le ho prese dal cinese dove abito io e me le ha fatte pagare 80 centesimi, sì, 80 centesimi a penna. Ho parlato con mio marito e ci disse che ho guardato le medie, ce l'avevo, mi pare, cioè in quinta elementare ce l'avevo e le usavo sempre per il mio carottiere, che scrivevo la data, scrivevo certe cose per me importanti e ci ho detto a mio marito se fine a corso se fine agosto o inizio settembre che troviamo le cose per la scuola, se me le vuole comprare, ma non me le pento una alla volta, ma ci sta la conversione, non mi ricordo se di 12 o di 24 penne, comunque ci sta la conversione intera e mi pento quella il mio caro diario e poi mi prendo altri tipi di Stabilo. Ci sono anche quelle con la punta un po' più doppia come pennello, quelle non mi piacciono, mi prendo queste qua e mi prendo anche le penne Stabilo per scrivere normale. Il video finisce qua, io vi mando un bacio. Secondo me è venuto un po' lungo, ma scusatemi, avevo bisogno di parlare di queste cose. Se anche voi avete il caro Tiaro, me lo commentate sotto e mi dite anche a che età avete iniziato a tenere il Tiaro. Io ho 8-9 anni. Ho iniziato a tenere il diario. Vi mando un bacio e al prossimo video.
difetto, se anche voi ce l'avete avuto il caio tiaro, me commentate sotto e mettete anche che età l'avete iniziato ad avere. Ciao!